Finisce senza vincitori né vinti e nel segno degli ex il match tra L'Aquila e Torrese. 1-1 il risultato alla Gran Sasso a Concia, con gli ospiti passati in vantaggio grazie a Shiba dopo metà ripresa e raggiunti nel recupero da Santi Rocco, entrambi calciatori che lo scorso anno giocavano a casacche invertite. La cronaca: 3 minuti e la Torrese si fa vedere dalle parti di Barbagallo, angolo da sinistra, Cellucci stacca all'altezza del secondo palo ma mette sul fondo. 120 secondi dopo ancora gli ospiti in proiezione offensiva con un tiro largo di Farias. Al decimo invece bravo Barbagallo a chiudere lo specchio della porta a un'incursione di Cellucci. L'Aquila si vede al 17esimo, Sarrizzo viene atterrato nell'area della Torrese, il direttore di gara fa segno di proseguire il gioco tra le proteste di marca rossoblù. Al 24esimo gara in salita per i padroni di casa che rimangono in 10. A gioco fermo di Arrari fila uno schiaffo a Mastrilli, l'arbitro estrae il rosso diretto ai danni del 26 dell'Aquila. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa al 27esimo vanno vicini al gol. Su una palla lunga si ostacolano Montese e Viegas Barriga. Alessandro è bravo a fare sua la sfera, ma poi non riesce a concretizzare l'occasione. Minuto 38, torna in avanti la Torrese, tiro a giro di Cellucci, Barbagallo risponde con i pugni. La frazione va in archivio con un'occasione per l'Aquila, controllo orientato di Alessandro appena dentro l'area e battuta secca a rete. Montese si oppone e tiene il risultato sullo 0-0. Al duplice fischio Animi Caldi ne fa le spese il tecnico rossoblù Epifani, prima ammonito e poi espulso per qualche parola di troppo pronunciata negli spogliatoi. Ripresa a minuto 7, traversone di Nicolosi da sinistra, inzuccata di Shiba che mette sul fondo. Taquino Scarno nella parte centrale della frazione. Per trovare un nuovo spunto di cronaca bisogna arrivare al 25esimo, quando Barbagallo si oppone al tentativo del neoentrato Massetti. È il preludio al vantaggio della Torrese. Sul successivo calcio d'angolo la difesa aquilana mette fuori la sfera raccolta da Di Lallo che verticalizza verso Shiba, il quale dal cuore dell'area scocca una conclusione potente che si insacca all'incrocio dei pali. L'Aquila prova a reagire. 37esimo, conclusione dal limite di Sarrizzu, contrata in calcio d'angolo da un difensore ospite. Lo stesso Sarrizzu al 42esimo va vicinissimo al pareggio con una girata da dentro l'area che sfiora il palo alla destra di Montese. Allo scoccare del 90esimo ancora i rossoblù in avanti con la conclusione di D'Ercole sporcata in angolo da un difensore della Torrese. Tanta mole di gioco da parte dell'Aquila trova concretizzazione al terzo minuto di recupero, quando i padroni di casa pervengono al pareggio grazie al colpo di testa vincente griffato da Santi Rocco. Nel finale un accenno di rissa nell'area di rigore dell'Aquila, poi solo il triplice fischio che decreta la fine delle ostilità. Tra una settimana l'Aquila sarà di scena a Monte Silvano, la Torrese invece ospiterà il Giulianova. Credo che abbiamo secondo me fatto una grande partita, innanzitutto sia quando eravamo in 10, in 11, sia quando siamo rimasti in 10, che abbiamo giocato per 70 minuti senza un giocatore importante come Diarra. Il nervosismo c'è stato perché oggi non abbiamo giocato 11 contro 10, ma abbiamo giocato 12 contro 10, perché purtroppo l'arbitro ha commesso delle cose che francamente hanno lasciato perplesso un po' tutti. Si deve ripartire da quello che è stato fatto nell'arco dei 90 minuti. Io oggi alla squadra non posso fare nessun appunto, faccio i complimenti a tutti, dallo staff tecnico che soprattutto con l'uomo in meno ha secondo me tatticamente fatto un'opera d'arte, e quindi io oggi l'unica cosa che posso riproverare è il rimprovero di Arrà. Aspettiamo le immagini, vediamo, perché sono sceso a fine primo tempo a chiedere spiegazioni all'arbitro e l'arbitro mi ha detto che ha dato un buffetto all'avversario. Se questo sarà certificato, chiaramente Diarra prenderà una sanzione pesante, perché noi queste cose non ce le possiamo permettere, e per questo sono molto arrabbiato con lui, se le telecamere testimonieranno quello che mi ha detto l'arbitro. I tifosi giustamente pagano il biglietto e sono liberi di esprimere apprezzamento per la squadra o meno, perché comunque magari io ho visto che oggi abbiamo fatto una grande partita e sono molto soddisfatto, torno a casa sereno, che se continuiamo a lavorare così questo campionato non ce lo toglie nessuno. Però è chiaro che se qualcuno ha visto qualcosa di diverso è libero di contestare, visto che qui pagano tutti quanti il biglietto ed è giusto che dicano quello che vogliono. Non so cosa abbiano detto, però il tifoso c'ha sempre ragione.
Diciamo che la mia squadra ha approcciato bene la gara, anche in 11 contro 11, insomma, c'erano sensazioni positive. Devo fare complimenti ai ragazzi perché siamo venuti qui con grandissima personalità, con grandissimo coraggio, l'avevamo preparata così nell'andarli a prendere alti, l'abbiamo fatto bene. E quindi anche nelle 11 contro 11 devo dire che i ragazzi avevano interpretato bene la gara. Poi certo l'episodio dell'espulsione ci ha agevolato, abbiamo iniziato a fare la partita cercando di, insomma, di muoverli per trovare gli spazi. Nel secondo tempo, insomma, abbiamo avuto subito un'occasione con Harry di testa. Poi siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo avuto, insomma, l'occasione clamorosa nel contropiede di 3 contro 1 che dovevamo gestire sicuramente meglio, potevamo chiudere la partita. Poi, come dicevo poc'anzi, insomma, ci siamo abbassati un pochettino troppo e, insomma, c'è stato questo episodio che purtroppo ci ha condannati a questo pareggio che ci lascia veramente tanto, tanto rammarico, perché potevamo fare veramente un risultato storico anche per la nostra società, una piccola realtà che però quest'anno ha costruito una squadra importante, si è venuta a giocare con la squadra del capoluogo, quindi faccio i complimenti ai ragazzi, la strada è quella giusta, ci abbiamo messo qualche domenica di troppo, però credo che con questa verve, con questa voglia, con questa cattiveria potremo fare una strada importante.